Buongiorno ragazzi, buongiorno. allora, come sapete ieri siamo andati via dal Fit Your Camper, sì. Abbiamo trovato questo piccolo campeggio fronte lago a Colico, è bellissimo. Vi lasciamo giù il link della posizione, davvero una piccola perla sul lago di Como. Allora, più che altro è un campeggio che è destinato più che altro agli stanziali, infatti ci sono tantissime casette di legno, casette combinate con roulotte. Abbiamo pagato 29 euro una notte, contate che abbiamo scelto diciamo il posto in prima fila vista lago. Sì, fronte lago, poi c'è tutta anche la parte interna. Che costa un pochino di più e poi c'è tutta la parte interna, ci sono le seconde file. Non ci sono tantissimi posti per i camper, più che altro appunto ci sono tutte queste casette di legno e le casette diciamo da campeggio. Sì, tantissimi signori che sono qua già per sì, la stagione, bello. Molto molto bello. Il campeggio mette a disposizione anche delle biciclette, totalmente gratuite, infatti il proprietario carinissimo ieri sera ci ha detto subito se volete prendere le biciclette prendetele. Abbiamo provato le docce, ci siamo trovati benissimo, molto adesso pulite. Adesso ve le facciamo vedere. Lavaggio piatti, carico e scarico, tutti i servizi per i camper ci sono. Hai anche la spiaggetta inclusa, quindi... C'è una spiaggetta fantastica, c'è anche un albero secolare, una quercia secolare bellissima. Quindi diciamo che è un weekend super rilassante, fronte lago. C'è anche da dire che da qua partono tantissimi trekking. Molti, molti, è vero. E inoltre, dall'altra parte, se voi guardate qua in fondo, c'è l'Abbazia di Piona, che è molto molto bella e da visitare assolutamente. Noi ci siamo stati varie volte. Si può arrivare anche a piedi, facendo tutto il giro, ieri il signore me l'ha detto, si può anche arrivare a piedi. Allora, adesso vi porto a vedere i bagni, le docce, così vi rendete conto anche voi e tutti i servizi. Questi comunque sono posti dove veramente passarci il weekend è veramente rigenerante. Ci sono anche i posti per le tende, quindi se avete una tenda potete entrare dentro con la macchina, vi fanno entrare dentro con la macchina e potete piazzarvi con la tenda, ci sono i posti apposta. Parte dedicata al lavaggio piatti, carico dell'acqua, qua invece c'è lo scarico. Qua altri lavatoi, vedete tutte le mini casette con le roulotte per gli stanziali. E qua ragazzi ci sono sia le docce all'aperto, sono queste, molto pulite, docce che vanno col gettone, 1 euro al gettone, 20 litri d'acqua per la doccia calda. Se no l'acqua fredda va sempre. E qua ci sono i bagni al chiuso. Allora ragazzi, ultime considerazioni sul campeggio. Allora, perfetto secondo noi per un weekend davvero rilassante. Sì. Colico comunque è un bel paesino, il lago è stupendo, avete la spiaggia inclusa, ha tutti i servizi che servono. Che ci sono dentro un campeggio. Esatto. Potete stare anche in prima fila fronte lago, oppure un po' più dietro, magari forse si spende qualche euro in meno, non lo so con esattezza. Però consiglio, se volete farvi un bel weekend, parcheggio fronte lago, spendete quei 2-3 euro in più. Sì, è molto ragazzi, bello. Noi stanotte abbiamo dormito con le onde del lago. Che bello, sì, poi ieri c'era un po' di vento. Esatto, diciamo che se volete prendervi quella parentesi di relax è perfetto. Sì, consigliato. Anche adesso non sappiamo nell'esattezza, ma contate che ci sono anche casette, si può venire in tenda, quindi anche se non avete van o camper e siete interessati, contattateli perché secondo noi vale. Vi conviene, soprattutto in questo periodo, perché ieri abbiamo girato un pochino, vi conviene chiamare. Nel caso chiamare, perché noi è andata davvero di culo. Sì. L'altro dove siamo andati era tutto pieno. Anche perché adesso inizia il periodo lago. Periodo lago e assalto tedeschi, e quindi vi conviene prenotare assolutamente. Belle giornate, tutto, quindi E bellissimo, quindi, che altro dire, approvato. Se volete godervi un bel weekend, lago di Como, anche guardate anche su Park Fortnite, che lo consigliamo sempre, intorno al lago di Como ci sono dei posti fantastici per fare delle passeggiate, sia se avete il camper, sia se avete la macchina, sia se avete la tenda, se avete le biciclette. Anche trekking, se siete amanti del trekking, c'è tutto, davvero. Godiamoci questa Italia perché è bellissimo. Abbiamo appena lasciato il camping Piona, adesso ci stiamo spostando per andare a pranzo in un altro posticino, speriamo spettacolare. Sì, area picnic dove ci sono tavoli e sedie, così non dobbiamo tirar giù roba. E poi ci spostiamo sempre verso nord, costeggiamo il lago di Como, andiamo verso su, verso la Svizzera e andiamo in Val Chiavenna.
Eccoci qua, ragazzi. Allora, ci siamo fermati a mangiare in questo posto qua, dove c'erano tavoli e sedie. Van parcheggiato qua, purtroppo posto a bordo strada non c'era altro, perché questa zona qua non è troppo piena di posti dove fermarsi col camper. E adesso vi portiamo in un posticino di cui vi abbiamo già parlato, e sono le cascate dell'Acqua Fragia, che sono in Val Chiavenna. Esatto, sì, ci andavamo in macchina, non ci siamo mai andati col van. Non ce l'avevamo ancora il van. No, quindi vediamo di andare a fare un bel giro, ve le facciamo vedere. Veniteci, perché è un bel posticino vicino a Milano, uno dei più belli in Lombardia forse. E vai che si fa. Allora, dal rumore forse sentite qualcosa, siamo arrivati alle cascate di Acqua Fragia. Uno dei posti forse più belli della Lombardia, un parco naturale. Molto molto bello. E se venite d'estate, qua potete trovare il refrigerio. Sì, proprio. Sì, qua si sta benissimo. Infatti dove eravamo a 5 minuti da qua faceva un caldo assurdo e invece qua si stava via. È bellissimo. Si respira. Adesso vi portiamo sotto, facciamo qualche ripresina. Spettacolo! Allora, se volete farvi un bagno, è il posto venite giusto. Qua, e tra l'altro, cosa andate a fare in Norvegia? Esatto. Venite all'Acqua Fragia. Ma soprattutto per gente come noi che non ha la doccia in van. Basta, da ora sempre all'Acqua Fragia la van. Posto perfetto. Com'è? Refrigerante. La figata di questo posto è che ci sono tantissimi trekking che partono da qua sotto, arrivano fino sopra le cascate. E ci sono tantissimi punti dove ci sono queste pozze dove è possibile fare il bagno. Sì, anche qua tra l'altro. Esatto, anche qua. Poi d'estate qua, sì, posto dove piena. Prendere il sole e quant'altro. Piena. Mentre il parcheggio, 1 euro all'ora, dai, anche onesti, neanche più di tanto. Parcheggiate qua, ci sono vari parcheggi sia qua che lì in fondo, 1 euro all'ora. Quindi ci vediamo al prossimo viaggio.